notte alta e sono sveglio. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1. Natascia Korsakova, violinista, ospite questa notte a Sottovoce. Natascia, il violino è? Il violino è grande parte della mia vita, come un'amica che mi aiuta in momenti difficili, ma che mi porta tante gioie per la vita. Parleremo di questo, ma non solo di questo, con Natascia Korsakova. Vi aspettiamo come ogni notte, come di consueto, a tra poco. Ci siamo anche questa notte, cari amici della notte, direi uno, per chi è ancora sveglio, per chi non ha voglia o non può dormire, per chi vuol saperne di più questa notte, di Natascia Korsakova, violinista. E che violinista? Lei appartiene ad una famiglia di musicisti, generazioni e generazioni di musicisti, sì. Dico bene? Sì, ci sono 5 generazioni di musicisti prima di me, sì. Che bella responsabilità. È bella responsabilità, certamente, che non fa sempre facile per fare concerti, perché tutti aspettano qualcosa di speciale, sicuramente. Ma io devo dire che la musica è stata sempre a casa mia da quando ero bambina e io non posso immaginare essere senza la musica adesso. Mio nonno era grande violinista, mio padre, anche mio bisnonno anche era violinista, ma purtroppo non l'ho conosciuto. La gente si aspetta da lei qualcosa di speciale e ogni volta qualcosa di speciale arriva. Io spero di sì. È meglio forse chiedere la gente. Ma che vuol dire aspettarsi dal violino, dalla musica, qualcosa di speciale? Penso che... Cosa fa speciale un qualcosa, secondo lei? Secondo me è una cosa più speciale per ogni concerto. E questa connessione tra l'artista e il pubblico. E questo non succede sempre, ogni tanto, o se succede è sempre in modo completamente diverso. Ma è un sentimento fantastico quando si sente la connessione, che il pubblico è stato affascinante della musica. E sì. Perché a volte non succede, secondo lei? È una magia o si può spiegare? Questo potrei volentieri spiegare, ma è... Non è proprio possibile, questo è non molto è difficile, c'è qualcosa da su, forse. È come l'amore. Come l'amore. Si può paragonare? Sì. Sì? Si può spiegare l'amore? No, ma si può paragonare con questa cosa speciale, sì. Lei non è italiana? No. È nata a Mosca, vive in Germania. Sì. Sono mezza russa. Mezzo greca, vivo in Germania, in cuore un po' italiana anche. Mi vedo come una europea. Ha scelto lei il violino? C'era il pianoforte anche un po' nella sua vita, o mi sbaglio? Prima era pianoforte, come quando avevo 3 anni, con 5 ho cominciato. Non posso proprio dire che ho scelto io. Mi piaceva il violino dall'inizio, sì, ma il mio nonno, che era violinista, mi pare che lui, no, sono sicura che lui mi ha dato il violino così piccola per la prima volta, sì. Allora, non era così che io ho visto un concerto in TV, ho detto, ah, questo proprio che voglio fare. No, mio nonno mi ha dato violino, anche mia madre, che è pianista, voleva che io sempre suono violino. Suo nonno è stato una figura fondamentale nella sua vita. Sì. Forse più di suo padre, o mi sbaglio. Intanto, suo nonno era meno severo di suo padre, proprio quando le molto trasmettevano la musica. Sì, in questo senso, sì, perché... Come dico sempre, mio nonno ha fatto il lavoro più difficile di tutti, perché era piccola bambina e cominciare il violino io onestamente non posso immaginare. Nonno Boris. Nonno Boris, nonno sì. Boris. Sì. Non posso immaginare che cos'è insegnare una piccola bambina, un bambino per suonare violino. Lui ha fatto questo per primi 6 anni e anche il pianoforte ho imparato a suonare da lui. Che cosa le ha dato la musica? Il violino, la musica, l'essere nata in una famiglia di musicisti? Mm. Ecco, che cos'è la musica? Alcuni dicono, per esempio, che la musica può salvare il mondo. Sì, ma questo...
Ho detto anche io una volta sì che sì. Sarebbe possibile, sì, magari. No, ma questo sentimento quando per esempio ho suonato un concerto e la gente viene in camerino per dire auguri e dicono che è proprio stata una sera speciale che ha aperto il cuore, i sentimenti, i sogni, e questo mi proprio penso che se succede così, se solo una persona in sala che dice così, è scopo del fare concerti già fatto. Ecco, questo. Natasha, ma lei perché suona? Per lei stessa, per gli altri, per l'eternità? Allora, io sono per gli altri, ma anche per me. Perché mi fa possibile, mentre suono, particolarmente la musica romantica, forse perché io sono una persona romantica, per dare i sentimenti andare fuori, ma io non so se si può capire che voglio dire, perché certo. Diciamo, un po' difficile adesso. Lei vuole trasmettere... Trasmettere i feelings, si chiama, sentimenti. È sì. Romantica? Sono romantica, sì. La musica, il violino in questo caso, l'ha fatta diventare più donna o più bambina? Più donna. Più donna, perché ho suonato fino ad oggi, fino adesso, tanti concerti e mi sento diventare più matura come persona. Sì. Vivrà sempre in Germania? Lei vive a Bonn o vorrebbe vivere a Berlino? Allora, io vorrei trasferire a Berlino. Questa città mi piace molto, molto internazionale, grande città. Io sono da Berlino. Mosca e allora mi manca una città grande, perché Bonn è piccola, comunque carina, certamente. Non posso dire se vivrò sempre in Germania. Io penso che sarà sicuramente altro paese dove ho casa, una casa, o forse due altri paesi. Non so, perché in questo momento c'è difficoltà a trasferire a Berlino, perché non c'è tempo per trovare appartamento per tutto questo. Allora non so. Vive da sola? Sì, vivo da sola. Sì. Non le costa fatica, no? No. Quando ritorna da un concerto, quando ritorna da una tournée, arriva a Bonn sì. Da sola? Allora, qualche volta non sono da sola, mio fidanzato mi aspetta. Noi viviamo insieme, non abitiamo, come si chiama? Non abitiamo insieme, no. Ma qualche volta anche mi prende all'aeroporto. Ma devo dire che qualche volta io quasi preferisco essere da solo quando dopo un grande tournée sono stanchissima. Sto suonando, sto parlando tutto il giorno, anche dopo il concerto, tutta la notte. E vado, vengo a casa, torno a casa e mi sto godendo essere tranquilla e non dover parlare. È una donna indipendente? Sì, sì, assolutamente sì, sono indipendente. Non si sposerà mai, non diventerà mai mamma, moglie? Non dirò che non mi sposerò mai, questo si può essere indipendente, ma essere sposata, non è vero? E dice? Dico sì. Io, sì. Ma quando si diventa mamma si è un po' indipendenti? Sì, anche si è meno indipendenti. Anche in questo caso. C'è un figlio? Certamente sì, ma comunque io ho un esempio bellissimo di mia madre, che è sempre stata una donna indipendente, anche se io sono la figlia. Quindi lei diventerà mamma prima o poi? Io non so. Da che dipende? Solo da lei dipende? Solo da me dipende, io non sono sicura, no. Non è sicura? Mm-mm. Perché? Non so se faccio se questa responsabilità è proprio grande. Forse parliamo tra 3 anni. 3 anni? Dico di più. Lei parla russo, greco, inglese, italiano, un po' danese e legge in norvegese. Che cosa le manca? Niente? Oh, manca tante lingue che vorrei parlare ancora. Allora, per primo vorrei migliorare il mio italiano. Comunque mi sembra che non vada male il suo italiano. Ok, grazie. Manca greco e manco forse francese. Ma questi c'è tempo, due, è giovane. Sì, queste due lingue forse faccio una volta, sì. Danese parlo proprio bene.
E norvegese posso leggere perché danese e norvegese sono simili. Così. La lingua è stata sempre grande passione, quasi grande come musica, ma non è così. E pensavo una volta che se non va bene con violino, faccio lingue, faccio traduttrice. Per fortuna è andato bene con violino. Ma doveva andare per forza bene, visto i suoi avi e le dinastie musicali, o no? Sì. Ma lei ha scelto proprio la musica o in un certo senso perché è nata in una famiglia di musicisti, perché appartenente ad una dinastia di musicisti è stata un po' una scelta forzata? Ha dovuto scegliere o ha scelto? Penso che è stato tutte e due. Allora, all'inizio, come ho detto, il mio nonno e mia madre, certamente tutti volevano che io divento musicista, ma non era con forza, no, proprio no. Anzi, con 17 anni avevo questo momento difficile dove pensavo anche che smettere il violino e fare la lingua. Sì. E subito, poco tempo dopo, è morto mio padre. E questa era una svolta, si chiama svolta? Una svolta, è stata tremenda. Tremenda. Immagino per lei. Perché lui doveva suonare in un anno più di 60 concerti in tutto il mondo. E ho fatto io questi concerti. Pensavo che questo mi aiuterà. Al posto di suo papà? Sì. Tutte e 60? Tutte e 60, sì. E questo è stato un momento dove pensavo no. Questo è quasi il destino per me, suonare il violino, la musica, grandissima parte della mia vita. Allora con 18 anni sono stata sicura, o era sicura per la prima volta. Sì. È andata sempre d'accordo col violino in tutti questi anni? Da questi anni... L'ha mai tradita il violino? Ci sono sicuramente concerti più belli e meno belli. E non si può spiegare perché. Forse in questo senso è stato un concerto, per esempio, non posso dire adesso quale, dove non è andata così bene come io ho aspettato andare. In questo senso il violino mi ha tradito, forse. Sì. In Italia quanti concerti? Allora, in Italia sono, per fortuna, abbastanza spesso. A Roma anche sono andato qualche volta. E sono molto felice che mi invitano in Italia. Il suo compagno non si lamenta delle sue assenze? No, perché lui, anche lui, viaggia e non sta tantissimo a casa. Qualche volta lui viene con me, che mi piace sicuramente. Siamo stati a Cile, siamo stati a Messico insieme e forse viene anche in Italia, vediamo. È contenta di come le va la vita, non solo la vita professionale? Insomma, è una giovane donna tranquilla, serena, in pace con la vita? Sì. La musica per la sua pace ha un ruolo fondamentale? È così, sì. La musica è il primo. Ma io ho bisogno sempre anche i miei hobby, i miei altri interessi, come lingue, come letteratura, come i miei amici. Sono molto fortunata ad avere amici fantastici. Amici italiani ne ha? Anche amici italiani, sì. Musicisti, non musicisti, tutti, tutto mix. Sì. E i suoi amici d'infanzia? Allora, i suoi amici di Mosca, le sue amiche di Mosca? Sì, un amico, unico amico di Mosca. Da quando eravamo bambini abbiamo giocato insieme. Con lui sono in contatto per email. Abita a Mosca, e un altro amico violinista che abita a New York, anche conosceva tanti anni fa. Altrimenti in Germania, adesso sono qua da qualche anno in Germania, ho fatto grandi amicizie anche lì. C'è differenza, per esempio, tra la Germania e l'Italia nei rapporti con gli altri? Chi ha capito? Che differenza c'è? Una differenza. Sì. Allora, di vita, di rapporti. Sì, io devo dire che non voglio criticare Germania adesso, no. Ma
che mi piace in Italia? La gente è più spontanea. Forse è una domanda di mentalità. E mi pare che gli italiani, forse mi sbaglio adesso, ma mi pare che gli italiani stanno godendo la vita più di Germania. In Germania è molto sempre seria, che certamente anche va bene così, per lavorare fantastico anche in Germania. Ma mi manca qualche volta questa gioia di vita. E lei, che è un po' russa, sì, preferisce più l'Italia o la Germania? Per queste ragioni che ha elencato poc'anzi. Ah, è difficilissimo. Dove si sente meglio, insomma? Difficilissimo dire, perché ci sono cose in Germania che mi piacciono da morire anche in Italia. Io preferisco... allora, ancora diciamo vivere in Germania e essere spesso possibile in Italia, così. Fotografie e momenti di vita vissuta da e di Natascia Korsakova, violinista, insomma, il consueto percorso fotografico dell'ospite, l'album dei ricordi, flash nella e della memoria di Natascia Korsakova. Una canzone, per conoscerla meglio, ho detto canzone, eccola anche questa notte, bella, brava, pronta, sorridente, Giovanna Pizzarri. Nel sottofinale di Sottovoce, vista l'ora, l'autoressa Luisa Lorelli ci spiegherà meglio il significato di un sogno ricorrente, se c'è, di Natascia Korsakova. Sottovoce, lo sapete, è l'appuntamento che chiude il palinsesto della prima rete della RAI. Noi diciamo un modo per conoscere e per conoscersi. Percorsi umani e professionali. Quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. Questa non è proprio la mia voce, è un po' sottovoce. La sigla, ci vediamo tra un attimo. Ecco la sigla. È notte alta e sono sveglio. Sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io ti perdo. Ancora, eccola la luna di Sottovoce, siamo di nuovo in compagnia di Natascia Korsakova, romantica, quindi guarda la luna spesso. Bellissimo, no? Come siamo sulla una terrazza, guardiamo tutta la città così. Benissimo. Roma di notte. Roma di notte, sì. Lei con la notte com'è messa? Un buon rapporto con la notte? È più lunare o è più solare, Natascia? Più solare. Vediamo alcune foto che la riguardano, sono come diciamo momenti di vita vissuta da e di Natascia Korsakova, violinista. E allora, penso che eravamo 4 o 5 anni. Questo sono io e mio cugino, che abita adesso in Grecia, un cellista straordinario. Sì. Non si vede ancora. Ancora foto, vediamo. E questo ovviamente sono io. Non posso dire precisamente quanti anni, ma pochi. 3-4 anni. Forse un po' più. 5. Sì. Appena cominciato si vede che non sono ancora sicura suonare. Ancora, vediamo. È un po' più adult. Penso che 12. Sì. Ancora, vediamo. Sì, questo è stato un concerto a Mosca. Con 19 anni sono stata, sì. Una memoria proprio bella questo concerto, perché mi hanno dato un premio come la musa di Russia. Sono nato al Tchaikovsky concerto. Questo, come guardo fotografie, mi sempre buona memoria. Ancora, vediamo. Sì, allora, questo siamo noi al Glyndebourne Festival in England. Mia madre e mio padre, patrino. Il marito di sua madre, sì, che è un collega, un giornalista, sì, il direttore del giornale radio, sì, Antonio Caprani. Sì. Ancora foto, vediamo. Sono io ultimo anno in Island, Reykjavik, dove sono nato un concerto. Sì.
Ancora. Era 30 gradi minus, non si vede, ma era freddo da morire. Beh, lei arriva da Mosca, quindi non soffre il freddo. Oh, sì, ma freddo così come in Islanda non mi ricordo. No, era tremendo. Ancora, vediamo. Sì, con mio grande idol violinistico, con maestro Uto Ughi, a Roma, dove ho suonato sul suo festival Uto Ughi per Roma. Ho fatto un concerto lì. Ancora. E questo con maestro Rostropovich, che purtroppo non vive più. È il nostro concerto a Mosca, qualche anni fa, penso. Sei, sette anni fa. E questo con mio padre. È stato il mio secondo disc. Abbiamo anche suonato insieme un concerto doppio di Bach su quel disco anche. Ancora, vediamo. E questo era il primo disco. 16 anni, con 4 stagioni di Vivaldi. Ancora. E questo è il mio ultimo CD con Opera Fantasies, dove programmo deciso solamente io per fare arrangements per violino e pianoforte da tante opere famose. Ci vuole forza per suonare il violino? Oh sì. Ci vuole è forza, faticoso. Ci vuole forza, ma più, forse, meglio dire non forza, ma... adesso ho perso parola. Allenamento. Durante? Come si chiama? Allenamento. Sì. Ci vuole molto allenamento. Sì, penso questo è... Per... Forza, non proprio perché si deve sempre combattere con il violino, no. Ma se uno suona qualche studio, qualche ora ogni giorno, comincia anche dolore qua e tutto quello. La canzone che ha scelto, perché l'ha scelta? La canzone scelto perché per la prima volta ho sentito Paolo Conte tanti anni fa. Mi è piaciuto quella volta sicuramente la musica e la voce, ma non potevo dire più perché non parlavo italiano proprio nulla. Era un'esperienza molto interessante per me, perché qualche volta non ho sentito la canzone e subito una volta a Roma ho trovato il disco di nuovo, ho sentito di nuovo e già parlavo qualche italiano e subito ho capito le parole. È stato quasi un shock perché non avevo assolutamente idea da che si tratta in questa canzone e subito ho capito tutte le parole, perciò ho scelto questo. Giovanna Bizzarri. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. A che stava pensando durante la canzone? Non aspettavo questa domanda adesso. forse pensando al mio fidanzato adesso. Che cos'è l'amore? Con l'amore com'è messa? Come? L'amore. L'amore? Che cos'è amore? Sì. Ma un filosofo forse direi meglio di io, di me. No, è un sentimento proprio fantastico. Lo ha conosciuto più volte l'amore, lei? Conosciuto più volte, sì. Sì, allora, una volta ci... Uno credo che amore è dopo il passato. Io penso proprio no, non è stato amore, ma in quel momento pensavo di sì. Sì. Ma lei crede all'amore di una vita intera, per tutta una vita? Uff,
Sì, ma è rarissimo. Non so, forse solo come una volta in una persona o due persone tra 10 milioni di persone, così, opinione mia. La musica l'ha fatta diventare una donna migliore? Penso di sì. Sono diventata più una persona dal cuore, sì. Sì. L'ha cambiata la musica? No, allora, cambiato, ma sta cambiando ancora. C'è questo processo ancora, non è chiuso. Squillo il telefono, eccolo. Dottoressa Laurelli, buonanotte. Buonanotte. Sentiamo se c'è un sogno. Lei sogna di notte? Sogno come pazzo, sì. Sì? Sì. C'è qualche sogno ogni ricorrente? Notte. Sì. C'è infatti qualche sogno ricorrente. Quale? Ma particolarmente uno che io sono sicura adesso che mi capiscono tutti i musicisti, perché questo è un sogno molto tipico per musicisti, particolarmente solisti come io. È un sogno dove, per esempio, sto in camerino, sala di concerti, sto quasi pronta per suonare, ma o non ho idee che cosa devo suonare, o forse ho idee che sono questo concerto, ma non conosco la musica, o non mi ricordo, e devo andare sul palco e tutti mi aspettano, e la sala è piena. E che ci facciamo, non so, ma per fortuna, finito sempre, io vado sul palco, finito sempre dove comincio a suonare, non so che cosa, mi sveglio. Dottoressa, ha sentito? Sì, è vero che è un sogno tipico, perché poi ogni persona trova la sua, diciamo, caratteristica della vita quotidiana in qualche modo riportata, no, nel sogno, per cui gli attori sognano il palcoscenico, i calciatori il loro campo di calcio, e per i musicisti lo stesso è questa difficoltà a volte, no, di non ricordare quello che devono eseguire, no? E questo spesso ha a che fare con una situazione probabilmente di ansia da prestazione semplicemente, ma a volte anche di una sensazione più forte, come se in realtà avessimo perso le nostre certezze, no? E quindi nella vita quotidiana ci aggrappiamo a quelle che sono poi invece le cose concrete che ci accompagnano tutti i giorni, le nostre sicurezze, la cosa sulla quale abbiamo puntato la nostra vita, i nostri progetti, e nel sogno invece si vede che ci sono degli imprevisti, che in qualche modo anche le cose che sembrano talmente sicure a volte invece possono essere così dimenticate, e quindi in qualche modo il sogno ci dà una sorta di scossa, no? Per non così adagiarci sugli allori, ma andare sempre avanti e non dare mai niente per scontato. Buonanotte, dottoressa. Grazie. Buonanotte. Grazie. È vero che sta scrivendo un romanzo? Sì. Ha già pubblicato un qualcosa? Ho già pubblicato qualcosa, ma sto scrivendo qualcosa più grande adesso, sì. Sì. Allora, 4 anni fa ho pubblicato una storia, un romanzo giallo, comunque un breve. E adesso sto lavorando sul grande giallo in mondo musicale che sarà a Roma. Allora il libro si take place in Rome, sì, così. Sì, vediamo quando è pronto. Mi diverto. Anche scrittrice. Ti piace scrivere? Mi piace tantissimo. In questo momento non scrivo così tanto come voglio, ma penso che in estate, quando faccio le vacanze, devo finalmente finire il giallo, sì, perché la storia è pronta. Manca solo scrivere tutto come preferisco io, sì. Anche il finale del giallo è pronto? Sì, tutto. Infatti la metà non è pronta, ma l'inizio e il finale è prontissimo, sì. Il cinema le piace? Il cinema piace anche tanto, sì. Guardo infatti tutti i tipi di film, ma anche action, l'amore e tutto. Non so che tipo di film preferisco io, no. Mi piacciono tutti. Intanto grazie per essere intervenuta a Sottovoce. Lo sa come chiudiamo i nostri incontri, Natascia? Chiediamo sempre all'ospite, si faccia una domanda e si dia una risposta. Natascia, a se stessa, che domanda fa? A me stessa che domanda fa? Sì. No. Che si chiede, Natascia, quando è da sola, quando è in compagnia?
Siamo in televisione adesso o no? Sì, siamo in televisione. Perché non ho... Io mi devo chiedere una domanda. Sì. Chissà quante domande si farà. Ci sono adesso tante domande in un test, ma... Una. Sì, mi chiedo quando parlo italiano così bene come parlo tedesco, Quando parla italiano... Ma parla bene l'italiano? Sì, ma non sono ancora proprio libera di non parlare. Ancora? No. Tedesco sì? Tedesco sì. Sì, come lingua mia. Le piace fare la televisione? Sì. Essere davanti a una telecamera, qual è il rapporto che ha con la telecamera, con la televisione? Mi diverto molto, sì. Perché ho provato una volta, ho fatto un corso per attore e attrice, sì? E ho smesso mezzo anno fa, perché pensavo che, allora, essere qualcun altro non va così bene per me, ma io sto... Mi sempre piaceva lavorare in front on camera, questo mi piaceva, ma essere attrice no, ho smesso. No. No. Musicista. Violinista. Sì. Grazie ancora a Natascia Korsakova, grazie a Giovanna Bizzarri, grazie a voi, cari amici della Notte di Rai 1, vi aspetto come di consueto sempre di notte, sempre su Rai 1 e sempre sottovoce. Noi diciamo un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci, quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato, un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. Buonanotte in russo. Spokojnoj nochi. In greco. Kalinichta. In inglese? Good night. In danese? Godnatt. In olandese? Goedenavond. In norvegese? Godnatt. In italiano? Buonanotte. Buonanotte.